Ragazzi, buongiorno. Quarto giorno di cammino, sono appena partito da Cassio, direzione Passo della Cisa. Oggi dobbiamo fare circa 20 km e diverse centinaia di metri di dislivello. Sono partito tardissimo perché ho provato a caricare il video con poco successo, spero che me lo carichi nell'arco della giornata, qui non prendeva benissimo il telefono. I ragazzi del Belgio sono già partiti, sono partiti prima di me, uno ha male la caviglia, la ragazza invece ha male un ginocchio, quindi intanto che io provo a caricare il video loro sono andati un po' avanti. E io sono stato quasi un'ora, quindi probabilmente dovrò rincorrerli o li raggiungerò stasera alla Cisa. Ora che siamo usciti dalla traiettoria delle moto, vi racconto un po' com'è andata la serata. Siamo arrivati in ostello, con la doccia, il bucato, ci siamo messi lì un po' a parlare. E sono due persone davvero davvero interessanti. Voglio che ve la raccontino loro questa storia. Vi anticipo soltanto che le è stato affidato insieme ad altre famiglie un monastero per creare una comunità vicino a Bruxelles. Poi dopo vi racconteranno loro. Ho passato veramente una serata molto molto piacevole con loro. Ragazzi, c'è poco da fare, sul cammino si incontrano un sacco di persone interessanti. Ragazzi, siamo arrivati anche a Castellonchio. Guardate qua che meraviglia questo paesino. Incredibile. Guardate la magia di questo posto, la pace e la tranquillità. Bello, è proprio un posto da cammino. E in questo posto stupendo ho trovato una frase davvero speciale, scritta in questo quadretto, non so se la vedete, ma dice: la vita è un viaggio, le fermate migliori sono le persone speciali e qui ne troverai tante. Wow, incredibile. Dai, andiamo, venite a vedere la chiesa. Wow, meraviglia. Ragazzi, solo perché sono partito da troppi pochi chilometri, ma vi giuro che in questo posto vorrei passarci la notte. Stupendo. Così siamo arrivati anche alla sella del Monte Marino. Dai, proseguiamo. Il paese che vedete alle mie spalle è Berceto. Dai ragazzi, che ci siamo quasi. Berceto, dai, andiamo un giro nel borgo. Non so perché, ma stamattina mi sono svegliato con un super male alla caviglia, quindi mentre facciamo pausa pranzo, la caviglia la mettiamo al fresco. Penso di aver appena fatto il timbro più bello di tutto il cammino, un pellegrino che cammina su un salame. Guardate qua.
Ragazzi, è vero che dobbiamo andare, ma come si fa a non entrare nella birreria francigena? Non si può, almeno per vederla. Guardate che posto. Guardate qua. Round 360 del Monte Valoria. Dai, continuiamo verso la Cisa. 40 minuti e siamo giù. Dove state andando? Ciao ragazzi, buona giornata. Questa cosa ne ha dell'incredibile. Vi ricordate nel video precedente? Vi ho detto che ho incontrato una ragazza mentre salivo da Fornovo che mi ha detto che sarebbe stata tutta in salita. Adesso, scendendo dal Monte Valoria, l'ho rincontrata. È lei. Ciao, sono Giorgia. Ragazzi, ci sono cose che non hanno una spiegazione, semplicemente le anime si richiamano e si rincontrano. E siamo arrivati anche al passo della Cisa, dove ho rincontrato Giulia. Ciao. E stiamo a fare la doccia, ragazzi. Dai, venite con noi. Parte lei, dai, lasciamogli un po' di privacy, andiamo. Andiamo a fare il timbro intanto. E come vi dicevo, siamo arrivati anche al passo Cisa. Dopo aver fatto la doccia alla fontana, cambiati i vestiti e fatto il bucato, ora aspettiamo solo l'imbrunire per montare la tenda qui. Ragazzi, stanotte dormiremo con questo panorama. Guardate che spettacolo. Wow, piccolina ma davvero davvero bellissima. Se passate di qua vi consiglio di venirla a vedere. Imperdibile. Ora siamo esattamente sotto la porta toscana della Francigena. Guardate qua. Dai, andiamo ragazzi, che la strada è veramente lunga e tutta in discesa oggi, ma non per questo meno faticosa. Intanto che camminiamo vi racconto un po' com'è andata la serata. Dopo aver fatto il bucato, esserci fatti la doccia nella fontana e sul sentiero e aver capito dove posizionare la tenda, ci siamo messi a cucinare. Abbiamo cucinato un buonissimo couscous con le verdure e in quei momenti mi rendo conto che non mi manca davvero nulla, che ho tutto. Un po' di cibo nella gavetta, un tetto sotto il quale dormire, anche se è quello della tenda, e buona compagnia. Persone incontrate così, per puro caso, il caso ragazzi non esiste, sul nostro cammino, con il quale scambiare veramente bei momenti e pensieri, diciamo di un certo spessore. Non ho voluto fare video ieri sera perché ho voluto godermi appieno il momento. Wow, ogni volta che trovo le bandierine del Nepal mi emoziono sempre. Mi ricordo quando nel 2016 sono stato al campo base dell'Everest. Che emozione, ragazzi. Dai, andiamo. Camminando mi è venuta una consapevolezza che sento il bisogno di condividere con voi. Voglio ringraziarvi davvero di cuore per tutto il supporto e l'aiuto che mi state dando, visualizzando il mio canale e guardando le mie storie su Facebook e su Instagram. Davvero grazie, perché mi date la forza di andare avanti e di spingermi sempre oltre per condividere con voi nuovi contenuti, perché in fin dei conti è esattamente questo il messaggio che voglio passare: è ispirare le persone a essere persone migliori, ad essere più aperte verso il prossimo e più gentili, più umane. Quindi non potrei farlo se voi non guardaste le mie storie, perciò grazie, grazie di cuore davvero. E
così siamo arrivati anche a Cavezzana d'Antena. Secondo me non siamo ancora a metà percorso, il sole è alto, oggi c'è veramente caldo. Dai, andiamo, va, che sennò arriviamo a notte. Sfruttiamo questo momento senza salita per raccontarvi un attimo la bella gente, le belle persone che ho appena conosciuto. Elsa ed Elisa mi hanno fatto entrare nel loro cortile, siamo stati circa un'ora a chiacchierare e Elsa chiaramente è la mamma in pensione, mentre Elisa lavora in una scuola, quindi con i bambini. Ci siamo trovati davvero davvero tanto su quello che è questo progetto. Quindi è stata assolutamente una bellissima e piacevolissima chiacchierata. Mi hanno offerto un po' di cibo e il nostro viaggio continua. E sotto il caldo delle 2 di pomeriggio siamo arrivati anche a Groppo d'Alosio. Dai ragazzi, andiamo! Sono appena arrivato al Temperance e ho parlato con i ragazzi che lo gestiscono. Questa è una storia che vi voglio veramente raccontare, ma lascio parlare loro, sentite cosa hanno da dirvi. Ragazzi, io sono stato così bene qua con voi che ho pensato che a Pontremoli non ci andrò, mi fermerò qua, tanto io non ho fretta, e per continuare questi nostri discorsi, e quindi a Pontremoli ci vado domani, perciò voglio condividere con voi la serata. Benvenuto. Tra l'altro, sì, avevamo intenzione di fare la pizza, quindi wow, della pizza. Questa sì che è benvenuto. Che è una bella notizia, veramente. Grazie.